Ci sono accesi riflettori sulla mostra documentaria Tracciati al femminile, donne liberali e patriote nella storia del Risorgimento lucano, curata dalla consigliera regionale di parità Maria Anna Fanelli, ha avuto la supervisione di Valeria Verrastro, direttore dell'Archivio di Stato, e di Donato Verrastro, ricercatore presso l'Università di Salerno. Precisi gli intenti dell'iniziativa inserita nell'ambito delle celebrazioni del 150° dell'Unità d'Italia. Esaminare il ruolo e il contributo della donna nel processo di unificazione, invitare gli storici, le case editrici e gli insegnanti ad un impegno mirato che diffonda la storia delle donne lucane. Toglievi via dall'ombra, toglievi via dal sommerso le donne che insieme agli uomini hanno fatto il Risorgimento e l'Unità d'Italia. Per il presidente della regione, Vito De Filippo, la mostra rappresenta una parziale riparazione all'oblio che ha colpito anche le patriotte lucane e punta a ricostruire i loro percorsi o tracciati rivoluzionari, politici e umani.